giornata di andata dal Palatenda di Piombino, benvenuti a Basket Golfo Piombino, Junior del Gras sempre. Per Empoli agli ordini di coach Giovanni Bassi scenderanno in campo con il numero 4 Filippo Giannini, con il numero 5 il capitano Daniele Mariotti, con il numero 7 Daniele Sessoldi, con il numero 10 Gianni Ferrosi, con il numero 11 Andrea Scali, con il numero 13 Andrea Marusic, con il numero 15 Alessandro Lizzani, con il numero 18 Filippo Mascagni, con il numero 19 Lorenzo Berni, con il numero 51 Michele Berri. Per il basket di Golfo Piombino, con il numero 3 Edoardo, con il numero 4 Alessio, con il numero 5 il capitano Giacomo, con il numero 7 Riccardo, con il numero 11 Marco, con il numero 12 Marco, con il numero 13 Camillo, con il numero 15 Luca, con il numero 26 Michele, con il numero 32 Simone, il coach Massimo, assistito da Marco Del Re e Alessandro Cicchetti. Buon basket a tutti. Fammi un segno quando te l'ha acceso, fammi un segno quando l'ha acceso. Thank you.
Ricordiamo il gentile pubblico che prima della parola di inizio abbiamo osservato un minuto di silenzio in omaggio al piccolo lato che è stato nel corso di questa settimana. Ai genitori, ai figli, a tutti i ragazzi del pubblico del basket. Ciao Jacopo! Amici sportivi appassionati basket, buonasera da Riccardo Quericoni che vi parla dalle tribune del Palatenda di Piombino, dove tra circa un minuto sarà alzata la palla 2 iniziale del match fra Basket Golfo Piombino e Use Computer Gross Empoli, valevole per la sesta giornata di andata del campionato nazionale Serie B Girone A. Basket Golfo Piombino arriva dalla grandissima vittoria nel derby al Palapoggetti con Cecina con il risultato di 93-82. Si è inserita nel gruppo delle capoliste, gruppo infoltito dopo la vittoria nell'anticipo di ieri sera di Omegna che ha espugnato il campo di Moncalieri. Può aggiungersi a questo lotto anche Computer Gross Empoli che arriva a questo match forte dei 6 punti conquistati ma con una partita da recuperare contro Valsesia. Ritorna ad organico completo Basket Golfo Piombino, è presente infatti Alessio Erdella assente nell'ultimo match giocato domenica scorsa a Cecina. Parte subito in quintetto insieme a Simone Bonfiglio, Riccardo Romano, Marco Jovancic e Luca Malfatti. Piombino in striscia positiva da 4 incontri dopo l'esordio sfortunato in quel di San Miniato nella giornata inaugurale. 4 vittorie consecutive per gli uomini in giallo-blu. Adesso un minuto di silenzio in memoria del piccolo Jacopo scomparso nel corso di questa settimana dopo una lunga malattia. Ci uniamo al dolore dei genitori in questo momento tristissimo. Dopo questo momento di raccoglimento in memoria del piccolo Jacopo, tutto è pronto per la palla 2 iniziale. Primo possesso gestito da Giannini. Lo scarico per il numero 18 Filippo Mascagni. La ricezione sulla linea del tiro libero di Bei che manda a bersaglio i primi 2 punti dell'incontro. 2-0 Empoli dopo 12 secondi trascorsi nel primo quarto. Primo attacco giallo-blu gestito da Simone Bonfiglio. Lo scarico di Jovancic per Romano, la palla nelle mani di Malfatti, torna il cuore nelle mani di Bonfiglio, palleggia resta e tiro, errore da 3 per Simone Bonfiglio, autore di 30 punti nel match di domenica scorsa a Cecina. Ancora Bei fronteggiato da Malfatti, palleggia resta e tiro ancora per Empoli, 2 punti, solo rete e massimo vantaggio sul 4-0. È Scali ad aver messo a segno i 2 punti del più 4 per Empoli. La ricezione di Riccardo Romano che si muove spalla canestro. Passo di incrocio, la lettura, lo scarico per Luca Malfatti. Ancora un errore da 3 punti per Solbatte Piombino. La transizione spinta da Giannini. Prova a contenerlo Jovancic. Il movimento di Bei che si appoggia al tabellone per il 6-0 con il quale Empoli apre le ostilità. Jovancic lanciato in transizione sulla fascia sinistra dell'attacco giallo-blu, l'appoggio mancina al vetro del numero 11, primi 2 punti per Basket Golfo Piombino che riduce a 4 lo svantaggio. Ancora Bei a ricevere spalla canestro, lo fronteggia Luca Malfatti, concede la linea di fondo, lo scarico sul lato debole per Giannini che trova ancora il proprio centro
vicino al canestro giallo blu, appoggio mancino per Bay, ancora due punti per lui, 8-2 per Empoli, la penetrazione di Simone Bonfiglio, pareggio, resta e tiro, l'errore da sotto, si lotta a rimbalzo, la transizione fermata da Jovancic, fallo subito dal capitano empolese Daniele Mariotti. Rimessa laterale per Empoli. In campo con Giannini, Mariotti, Ghizzani, Mascagni e Bei, Coac e Bassi. Palla nelle mani di Mancino numero 4, Giannini fronteggiato dal pari numero Alessio Iardella. Raccoglie il palleggio Bei, lo scarico per il capitano empolese, errore da sotto, rimbalzo in attacco per Bei che sbaglia la conclusione da sotto, rimbalzo di Luca Malfatti, spinge la transizione Simone Bonfiglio, va fino in fondo il numero 32 giallo-blu, raccoglie il fallo di Giannini, guadagna così il primo viaggio in lunetta del proprio incontro. 7 minuti e 39 alla sirena del primo quarto, Piombino subito costretta a rincorrere. 4 conclusioni a bersaglio per Empoli, ben 3 delle quali messe a segno da Bei, 2 punti per Mascagni con il palleggio, resto e tiro. Simone Bonfiglio a fallire il primo tiro di libero della propria partita, seconda opportunità per il numero 32, grande protagonista, ripetiamo, dell'incontro a Cesena. 0 su 2 per lui, ancora meno 6 basket e golfo, il palleggio di Giannini, ancora la ricezione profonda di Bei che si muove spalla a canestro contro Malfatti, lo scarico per Mariotti, dall'angolo il 3 punti a bersaglio di Mascagni, 5 punti per lui nel match, massimo vantaggio Empoli sull'11-2. Consegnato di Bonfiglio per Jovancic, ce lo scarico per Alessio Iardella, circola perimetralmente la palla dell'attacco giallo-blu, non riesce a raccogliere il passaggio schiacciato a terra di Romano Luca Malfatti, costretto a chiedere subito time out coach Padovano, 7 minuti e 4 secondi allo scadere del primo quarto. Empoli con il 5 su 7 totale dal campo ha scavato subito un solco nel punteggio con basket golfo Piombino che ha preso solo 4 tiri dal campo, 2 dei quali oltre l'arco, 2 errori per Malfatti e Bonfiglio, una sola realizzazione quella mancina appoggiandosi al tabellone di Marco Jovancic. Vengono tutte dalle mani di Mascagni e Bei le realizzazioni di Computer Gross Empoli. Mascagni 1 su 1 da 2, 1 su 1 da 3. 3 su 4 da sotto per Bei che ha già raccolto anche un rimbalzo offensivo. Sale comunque l'incitamento del tifo giallo-blu. Una settimana di festeggiamenti dopo la vittoria nel derby con Cesena. Subito un banco di prova non indifferente per basket golfo Piombino per confermare la leadership nella classifica. Non ci sta Empoli a concedere il passo agli uomini di coach Padovano. La difesa allungata di Solbat basket golfo Piombino per rendere più difficile la costruzione del gioco di Terrosi e Mariotti. Palla nelle mani di Mascagni. Lo scarico per Bei, rinuncia in un primo momento al tiro da 2 punti, errore per lui, poi raccoglie il proprio rimbalzo offensivo, altri 14 secondi a disposizione di Empoli per la nuova azione di attacco, ancora un errore da sotto per Bei che lotta al rimbalzo, emerge però vincitore Marco Jovancic, Simone Bonfiglio a trovare Riccardo Romano fronteggiato dal numero 5 Ghizzani, 15 Ghizzani. L'assist di Alessio Iardella, comoda conclusione da sotto per Luca Malfatti, svantaggio ridotto a 7, lo scarico nell'angolo, non funziona la transizione difensiva di basket e golfo, 3 punti dall'angolo per Giannini, vantaggio in doppia cifra per Empoli sul 14-4, ancora un taglio forte di Luca Malfatti, l'assist questa volta è di Marco Jovancic. 4 punti consecutivi per il centro giallo-blu, vantaggio ridotto a 8 sul 14-6. 5 minuti e 48 secondi allo scadere del primo quarto. Si mette a zona basket golfo Piombino. Lo scarico di Mascagni ancora per la conclusione a 3 punti di Giannini. L'errore del numero 4. Il rimbalzo lungo di Simone Bonfiglio.
entra ed esce dal pitturato Simone Bonfiglio. Marco Jovancic a trovare ancora Luca Malfatti, lo scarico per il numero 11, la penetrazione lunga lì in fondo, lo scarico nell'angolo per Alessio Iardella, ma in precedenza la buona posizione difensiva assunta da Alessandro Ghizzani prova con lo sfondamento di Marco Jovancic. Secondo fallo per il numero 11 giallo-blu. Un solo fallo per Computer Gross Empoli commesso da Filippo Giannini, rimessa dal fondo per gli ospiti in rosso. Ancora Giannini a gestire l'attacco, palla nelle mani di Ghizzani. Mascagna a superare la linea di centrocampo, si appoggia a Bei, circola velocemente senza palleggi fino a questo momento l'attacco empolese. La partenza in palleggio di Giannini, lo scarico nell'angolo per Ghizzani che alza la parabola. Subisce il fallo di Marco Jovancic, terzo fallo per l'ala gialloblu, costretto al cambio Coach Padovano. Pronti sul cubo dei cambi Camillo Bianchi che prende il posto di Jovancic in quintetto. Alessio Iardella ad accomodarsi in panchina con lui. Entra nel match Edoardo Pedroni, anche lui protagonista di un grandissimo match domenica scorsa a Cecina con 19 punti realizzati. Primo viaggio in lunetta per Ghizzani che manda a bersaglio il primo tiro libero, iscrive il proprio nuovo referto. Porta Empoli sul più 9 a 5 minuti e 2 secondi dallo scadere del primo quarto. 2 su 2 per il numero 15, nuovamente più 10 Empoli. Entriamo negli ultimi 5 minuti di gioco del primo quarto con il palleggio mancino di Simone Bonfiglio, il blocco di Camillo Bianchi. Lo scarico per Riccardo Romano, fronteggiato dallo stesso Ghizzani. Costretto a raccogliere il palleggio Romano. 7 secondi allo scadere dell'azione di attacco. Palleggia resta il tiro di Simone Bonfiglio, l'errore per lui, il rimbalzo di Ghizzani, l'apertura a favorire la ricezione di Giannini, lo scarico per Mascagni fronteggiato da Camillo Bianchi. Giannini ancora libero, può prendere il tiro da 3 punti che regala a Computer Gross Empoli il massimo vantaggio sul più 13, 19-6, 4 minuti e 20 secondi allo scadere del primo quarto. Ancora Bonfiglio a penetrare forte, non c'è fallo secondo la coppia arbitrale. Rimessa dal fondo per Empoli. Gli uomini di Bassi sembrano in totale controllo in questa prima fase del match. L'incitamento della marea gialloblu ai propri beniamini. Colgono il momento di difficoltà, forse l'approccio psicologico dopo la vittoria di Cecina poteva indurre a questo tipo di atteggiamento. Chiamati a reagire prontamente gli uomini di Coach Padovano per rimettere sui binari dell'equilibrio questo importantissimo match. Ancora un'autostrada per il capitano Mariotti, 2 punti con l'appoggio al vetro del numero 5, 21-6, massimo vantaggio sul più 15. Prova a reagire Basket Golfo Piombino. Il gioco alto-basso tra Malfatti e Camillo Bianchi. Palla raccolta da Simone Bonfiglio nel traffico. Si appoggia al tabellone il numero 32. 2-1 per Empoli. 8 punti realizzati da Basket Golfo. Più 13 per gli ospiti. Palla gestita da Mascagni. Il fallo in attacco di Bei. Colpo ricevuto da Simone Bonfiglio, che rimane a terra colpito dal numero 51 ospite. Si rialza il play giallo-blu. 2 punti per Jovancic, 4 per Malfatti e 2 per Bonfiglio per gli uomini di Coach Padovano. 8 per Giannini, 2 per Ghizzani, 5 per Mascagni e 6 per Bei. Richiamato adesso in panchina, entra nel match con il numero 7 Sesoldi. Si accomoda in panchina anche Capitan Mariotti. Prende il suo posto in quintetto con il numero 19 Lorenzo Berni, che si va ad occupare la marcatura di Edoardo Pedroni. Camillo Bianchi a scaricare per Romano, Malfatti a ricevere in punta. Bonfiglio fronteggiato da Giannini, raccoglie il palleggio il play giallo-blu. 7 secondi allo scadere dei 24, il palleggio di Camillo Bianchi fa saltare Ghizzani, l'errore al tiro del numero 13 che raccoglie però il rimbalzo in attacco. Fallo del numero 18 Filippo Mascagni, secondo fallo di squadra per Empoli, terzo fallo di squadra per Empoli nel quarto. 3 minuti e 3 secondi alla sirena del primo quarto. Più 13 Empoli, rimessa di Bonfiglio, si apre a ricevere Malfatti fronteggiato da Sesoldi. Primo pallone gestito da Pedroni,
il palleggio della guardia numero 3. Lo scarico di Romano per Malfatti che si muove spalla a canestro. In allontanamento il tiro del numero 15. Si lotta a rimbalzo, ancora Giannini ad emergere vincitore. Il grande intervento difensivo quasi da portiere di Riccardo Romano. La deviazione del numero 7 farà carambolare il cuoio sul corpo di Sessoldi. Palla recuperata importantissima per Basket Golfo Piombino. Nuova opportunità in attacco per gli uomini di Coach Padovano che tirano con il 4 su 9 complessivo dal campo, 4 su 7 nelle conclusioni dal 2, 0 su 2 nelle conclusioni oltre l'arco. Due errori di Simone Bonfiglio dalla linea. Dall'altra parte 5 su 10 da due punti per Computer Gross Empoli, 3 su 3 perfetti oltre l'arco gli uomini di Coach Bassi, 2 su 2 dalla linea per Ghizzani. 21 a 8 il punteggio sul tabellone del Palatenda quando Pedroni gestisce l'attacco fronteggiato da Berni. È entrato in quintetto Marco Franceschini a dare riposo a Luca Malfatti. In ritmo il tiro da tre punti di Riccardo Romano, il rimbalzo lungo catturato da Bonfiglio, porta a salire il blocco Marco Franceschini. Simone Bonfiglio lo sfrutta per servire l'assist a Romano, due punti per il numero 7. 2-1-1-0 a 2 minuti e 13 secondi allo scadere del primo quarto. Lo scarico di Mascagni per Sessoldi che ha spazio per prendere il comodo tiro da tre punti. Iscrive il proprio numero referto il numero 7 con la prima bomba del proprio match. Più 14 Empoli. Doppio cambio in vista per Coach Bassi. La partenza in palleggio di Edoardo Pedroni. L'errore da sotto, il rimbalzo di Sessoldi. Occupa il lato sinistro Berni. L'arresto illegale, infrazione di passi del numero 19. Si accomodano in panchina con il numero 15 Ghizzani e con il numero 4 Giannini. Entrato in campo con il numero 10 Gianni Terrosi. La rimessa di Camillo Bianchi a servire Edoardo Pedroni. Il gioco testa chiamato da Marco Franceschini che sale a portare il blocco per Pedroni. Non c'è cambio difensivo. Lo scarico per Simone Bonfiglio. La riapertura per Edoardo Pedroni, alza la parabola, il numero 3 giallo-blu trova il fondo della retina del canestro empolese, porta Piombino sul meno 12, 78 secondi allo scadere del primo quarto. Palleggia resta il tiro di Mascagni, ancora due punti per lui, sale a quota 7, perfetto dal campo fino a questo momento il numero 18. Nuovo più 14 per Empoli, il palleggio di Bonfiglio fronteggiato da Berni. Lo scarico per Camillo Bianchi, l'errore da sotto, il rimbalzo offensivo di Marco Franceschini, errore anche per lui. Nuovo rimbalzo di Camillo Bianchi, che calpesta la linea di fondo, palla persa per Piombino. Cambio per Coach Padovano, esce Bonfiglio, torna in quintetto Alessio Iardella, che ha recuperato dall'infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare il derby con Cecina. Il palleggio di Mascagni, è entrato anche Marusic per dare riposo a Bey. La palla nelle mani di Berni. Il consigliato di Marusic che si apre a ricevere, consegna ovviamente a Mascagni. Il taglio profondo di Sessoldi, palla nell'angolo per la conclusione a tre punti di Berni. Il rimbalzo di Camillo Bianchi. 23 secondi allo scadere del primo quarto, c'è discrepanza con il cronometro 24, sono 13 secondi a disposizione di Basket Golfo per chiudere l'azione di attacco. Cambio difensivo che porta Sessoldi a fronteggiare Edoardo Pedroni. Non si capiscono Iardella e Franceschini. Cambio richiesto al volo da Coach Bassi. Per la gestione dell'attacco torna in campo Giannini, torna in panchina Sessoldi. Lo stesso Giannini a ricevere, raccoglie il fallo di Riccardo Romano, non c'è bonus, rimangono 3 secondi e 2 decimi sul cronometro del quarto ad Empoli per chiudere l'azione di attacco. Terrosi ad occuparsi della rimessa, esce Giannini a ricevere, lo scarico per Marusic che allo scadere prende il
tiro del potenziale più 16, si ferma sul primo ferro la conclusione del numero 13 empolese. Si chiude un primo quarto dominato da Computer Gross Empoli, che chiude avanti di 14 sul 26-12 grazie ai due punti realizzati da Ghizzani dalla linea, tre punti per Sessoldi con l'1 su 1 nel tiro da tre punti, 8 punti per Giannini, 2 su 2 nelle conclusioni oltre l'arco e 1 su 2 le conclusioni da 2 punti, 7 punti per Mascagni, perfetto dal campo, 2 su 2 da 2, 1 su 1 da 3, tira con il 50%, bei autore di 6 punti, 3 su 6 per lui da sotto, 1 su 1 nelle conclusioni da 2 punti per il numero 19 Lorenzo Berni. Per Piombino 2 punti di Marco Jovancic, 2 di Romano, 2 di Pedroni, 4 di Malfatti, 2 di Bonfiglio. Sono da considerare non realizzati i 2 punti di Lorenzo Berni, che sul sito della Lega portano Computer Gross sul 28-12. Il punteggio invece è fissato sul tabellone del Palatenda di 26-12. Interruzione, pensiamo, prevalentemente motivazionale di coach Padovano tra il primo e il secondo quarto. I suoi uomini sono chiamati a reagire ad una partenza di handicap. Computer Gross Empoli ha affrontato il match con la giusta cattiveria agonistica, quella che probabilmente nel primo quarto è mancata agli uomini in giallo-blu. È necessaria una svolta in questo secondo quarto per rientrare in partita. Iardella, Pedroni, Bianchi, Franceschini e Romano a comporre il quintetto che inizierà con il possesso il secondo quarto. Ad occuparsi della rimessa a cavallo della linea di metà campo Camillo Bianchi. In allontanamento a ricevere Edoardo Pedroni, primo possesso del quarto nelle mani della guardia classe 98, arriva il blocco di Camillo Bianchi, esce a ricevere Romano, palla profonda per Marco Franceschini fronteggiato da Sessoldi, il tiro in allontanamento del centro numero 12, primi 2 punti per lui ad aprire il secondo quarto, importante segnale alla ripresa del gioco per Basket Golfo. Lo scarico di Marugici per Terrosi, la ricezione di Sessoldi, lo scarico sul lato debole, ha spazio per prendere il comodo tiro Berni, l'errore, il rimbalzo difensivo di Camillo Bianchi, aumenta il ritmo Edoardo Pedroni, torna su di lui Berni, l'ultimo tocco è del numero 19 di Empoli, rimessa laterale per Basket Golfo Piombino con 15 secondi sul cronometro 24, ad occuparsi la rimessa Romano. La ricezione di Pedroni, sale a portare il blocco Franceschini, lo scarico per Romano, catch and shoot di Romano, errore per lui da tre punti. Marusic a ricevere e a scaricare per Mascagni, è infallibile dal campo il numero 18. Ingenuità nella rimessa tra Romano e Pedroni, ne approfitta Berni. Raccoglie il cioccolatino, raccoglie il fallo della difesa giallo-blu. Primo fallo per Pedroni, due tiri liberi per Berni nel breve volgere di 2 secondi. Conclusione a 3 punti di Mascagni per il massimo vantaggio empolese sul più 15. Opportunità a cronometro fermo per Lorenzo Berni. Va il primo tiro libero del numero 19 ospite, 30-14 più 16 per Empoli, che mantiene il ed incrementa il vantaggio sul più 17, massimo vantaggio in questo incontro, 8 minuti e 50 secondi allo scadere del secondo quarto. Bonfiglio in palleggio, l'uscita dei blocchi di Edoardo Pedroni, difficoltà nella ricezione, lo scarico per Bianchi, Alessio Iardella fronteggiato da Gianni Terrosi, cambio difensivo che porta Marusic su Iardella, non regge la partenza in palleggio del numero 4 giallo-blu, il numero 13 ospite.
Primo fallo per lui, primo fallo di squadra per Empoli in questo secondo quarto. 8 minuti e 33 secondi alla sirena dell'intervallo lungo. Rimessa laterale giallo-blu con 14 secondi per chiudere l'azione di attacco. Rimessa nelle mani di Pedroni. Esce a ricevere Marco Franceschini. Lo scarico immediato per Iardella. Lo show di Sessoldi ad aiutare su Alessio Iardella. L'errore dalla media di Marco Franceschini. Il rimbalzo di Terrosi. Non ha fretta di accelerare i ritmi Empoli. Marusic ha spazio per prendere un'altra conclusione da tre punti. Solo giallo-blu nel pitturato a raccogliere il pallone dopo l'errore del numero 13. Si accomoda nuovamente sul coup dei cambi Riccardo Romano. Il tiro di Dardo Pedroni, l'errore, si lotta al rimbalzo, ultimo tocco della difesa empolese nello specifico di Terrosi. Rimessa dal fondo per Basket Golfo con 8 secondi sul cronometro 24. Iardella in panchina riprende posto in quintetto con il numero 7 Riccardo Romano, autore fino a questo momento di due punti con l'uno su uno da due punti e i due errori da tre. Palla nelle mani di Bonfiglio per la rimessa. In allontanamento a ricevere Franceschi, lo scarico per Edoardo Pedroni che prende il tiro da tre punti, l'errore per il numero 3. Mascagni a scaricare per Terrosi, il consegnato di Marusic per lo stesso numero 10. Si apre a ricevere ancora Marusic fronteggiato da Bonfiglio. Da lontanissimo Terrosi a prendere il tre punti fronteggiato da Romano. Rimbalzo difensivo di Camillo Bianchi. Non aumenta il ritmo Simone Bonfiglio. Lo scarico per Pedroni. Il blocco di Marco Franceschini. Lo scarico ancora per Romano. Prende posizione profonda Marco Franceschini a centro area. Due punti, potenziale gioco da tre per il centro giallo-blu. Il fallo alla difesa. Dovrebbe essere Mascagni il colpevole del fallo, confermato la segnalazione del direttore di gara. Doppio cambio con lo stesso Mascagni e Sessoldi che si accomodano in panchina. Torna in quintetto con il numero 51 Bei. ...31-16 il punteggio fissato sul tabellone del Palatenda fino a questo momento. Tiro libero supplementare per Marco Franceschini che ha raggiunto quota 4. Manda a bersaglio il tiro libero supplementare Marco Franceschini. Riduce a 14 lo svantaggio di Basket Golfo che allunga la difesa. La ricezione del Neantra Toscali. La gestione dell'attacco di Empoli che non ha fretta. Terrosi a trovare Bei, ancora Terrosi con il cambio difensivo che porta su di lui Marco Franceschini, lo scarico per Berni. Mismatch favorevole a Bei che è fronteggiato da Simone Bonfiglio. Lo sfrutta appieno il numero 51 con il semigancio appoggiato al tabellone per il nuovo più 16 a 6 minuti e 42 secondi dalla sirena del secondo quarto. Non riesce ad invertire la tendenza di questo match Basket Golfo, prova a farlo con la ricezione profonda di Marco Franceschini. Fa saltare Bei. Le proteste del pubblico giallo-blu. Scintilla in campo. Rimane a terra, probabilmente colpito il numero 10 Gianni Terrosi. I giocatori empolesi ad accusare probabilmente Marco Franceschini di un contatto illegale. Marusic mima il gesto di un calcio rifilato da Marco Franceschini a Terrosi. Cercano di spiegarsi i due avversari. Sembra tornata la pace in campo. C'è cambio per Empoli, approfitta della sosta coach Bassi per richiamare in panchina con il numero 19 Lorenzo Berni.
Secondo fallo di squadra per basket e golfo. Continua la girandola di cambi di Coach Bassi. Torna in panchina Terrosi, ancora stordito dal colpo ricevuto. Capitan Mariotti ad occuparsi della rimessa laterale, pronto a ricevere Giannini. Marusic invece a ricevere. Mariotti a servire ancora Giannini. La ricezione di Bei, lo scarico fuori. L'interferenza illegale di Marco Franceschini. A giudizio dell'arbitro, piazzato sotto il canestro giallo-blu. Due punti da assegnati al numero 11 Andrea Scali. Più 18 per Empoli, massimo vantaggio sul 35-17. Prova a portare le proprie ragioni Marco Franceschini. Decisione ormai presa dalla coppia arbitrale. 6 minuti e 8 secondi allo scadere del secondo quarto. 7-5 il parziale favorevole ad Empoli anche in questo secondo quarto. Palleggio resta il tiro di Camillo Bianchi. Con l'aiuto del tabellone, primi due punti a bersaglio di Camillo Bianchi, che riduce lo svantaggio a 16. Fallo tecnico. Non abbiamo visto la segnalazione della coppia arbitrale. Comunque adesso si illumina il numero 1 accanto al nome di Marco Franceschini. Dall'atteggiamento assunto dai giocatori in campo, probabilmente si è trattato di un doppio tecnico. Non abbiamo colto il numero, ma dalla discussione in atto sulla linea di fondo campo presumiamo che sia stato attribuito a Marusic. Per la regola del possesso alternato, la palla è nelle mani di Empoli, la gestisce Giannini, è libera a centro area Bei, prova a far saltare i difendenti gialloblu, circola velocemente la palla di Empoli, tiro aperto per Scali, errore per lui, rimbalzo difensivo di basket e golfo. La partenza in palleggio di Simone Bonfiglio, mismatch con Bei, prova a sfruttarlo con l'arresto e tiro il numero 32 gialloblu, errore dall'angolo per lui. L'assist di Bei a trovare a centrare a Marusic, comoda conclusione da sotto per il numero 13. 3-7-1-9 sul tabellone del palatenda. Più 18 ancora per Empoli. Piombino in evidente difficoltà, non riesce a trovare trame fluido in attacco. Lo scarico di Marco Franceschini per Bonfiglio, il gioco a due che porta al tiro dalla media Marco Franceschini. Due punti a segno per lui, che diventa il miglior realizzatore di basket golfo con 7 punti realizzati. Meno 16. La circolazione della palla di Empoli, la partenza mancina in palleggio di Bei, lo scarico per Giannini, il tiro da tre punti del numero 4. Time out in campo a 4 minuti e 27 secondi dall'intervallo lungo. Prova a dare la scossa il pubblico giallo-blu. Due punti realizzati da Marco Jovancic, due da Camillo Bianchi, due da Simone Bonfiglio, due da Edoardo Pedroni, quattro da Luca Malfatti, sette da Marco Franceschini, due da Riccardo Romano per Solbat Basket Golfo Piombino. Per Empoli due punti di Marusic, otto di Giannini, due di Ghizzani, tre di Sessoldi, dieci di Mascagni, miglior realizzatore dell'incontro.
2 di Scali, 8 di Bei e 2 di Berni. Il gioco riprende con la rimessa dal fondo campo nelle mani di Camillo Bianchi. Marcatura forte di Giannini su Bonfiglio. Ad evitare una comoda ricezione. Edoardo Pedrone ad occuparsi della gestione dell'attacco giallo-blu. Scivola Riccardo Romano. Cambio difensivo che porta Edoardo Pedroni a poter prendere il tiro da tre punti. E il ball del numero 3 giallo-blu. Inutile il tentativo di Riccardo Romano di recuperare il pallone sulla linea di fondo. Cambia decisamente il quintetto coach Padovano, gioca con due lunghi in campo, Malfatti a prendere la posizione da 4. La rimessa dal fondo di Empoli, palla alle mani di Giannini. Della sua marcatura si occupa Camillo Bianchi, quintetto fisico ed alto per coach Padovano. Malfatti a fronteggiare Marusic. Lo scarico per Bei, palla nelle mani del capitano numero 5 Mariotti, lo scarico per Giannini. Bei a prendere il tiro piazzato che non trova il fondo della retina del canestro giallo-blu. Il rimbalzo difensivo di Riccardo Romano, prima azione difensiva con i due lunghi che ha portato i frutti per coach Padovano. 3 minuti e 35 secondi allo scadere del secondo quarto. La bomba di Camillo Bianchi che si ferma sul primo ferro, non riesce a raccogliere il rimbalzo difensivo il numero 11 Scali. Rimessa dal fondo per Basket Golfo con 14 secondi sul cronometro 24. Rimessa dal fondo nelle mani di Bonfiglio, il taglio di Camillo Bianchi, si apre a ricevere Franceschini, lo scarico per Romano, fronteggiato da Scali, la partenza in palio del numero 7, lo scarico per Malfatti. Dal mezzo angolo l'errore del numero 15. Rimane fermo sul 37-21 il punteggio sul tabellone del Palatenda. Bei a gestire l'attacco con lo scarico per Scali. Marusic a trovare il capitano Mariotti. Lo scarico di Bei sul lato debole per la bomba a bersaglio di Giannini. 3 punti ancora per il numero 4 che supera doppia cifra. Raggiunge quota 11. Regala computer Gross Empoli il massimo vantaggio sul 40-21, più 19 a 2 minuti e 47 secondi dallo scadere di un secondo quarto, ancora appannaggio di computer grosso, 14-8 il parziale a favore degli uomini di coach Bassi. Falla difesa di Empoli, imputato dell'infrazione il numero 11 Scali, rimessa dal fondo per Bonfiglio, 18 secondi a disposizione per Piombino per chiudere l'azione di attacco. Lo scarico di Bonfiglio per Malfatti, il taglio di Romano, la ricezione in punta di Franceschini, partenza in palleggio di Bonfiglio, il taglio forte a centro di Franceschini, la partenza di Camillo Bianchi, l'errore da sotto, il rimbalzo dello stesso numero 13 che appoggia al vetro il 2 punti del meno 17. Non ha fretta Empoli nella gestione del gioco di attacco. Le sapienti mani di Mariotti a gestire il possesso. Aumenta la pressione difensiva di Camillo Bianchi su Giannini. L'ultimo tocco è dello stesso numero 4. Si lamenta coach Bassi con il direttore di gara che gravitava nella radar tecnica del coach empolese. Bonfiglio in palleggio fronteggiato da capitano Mariotti, il consegnato per Romano, Camillo Bianchi fronteggiato da Giannini, la ricezione di Simone Bonfiglio, lo scarico per Riccardo Romano che ha spazio per prendere il 3 punti aperto, errore del numero 7. Si lotta al rimbalzo, arriva il fallo di Simone Bonfiglio. Primo fallo per il numero 32, rimessa laterale per Empoli, cambio chiamato da coach Bassi, si prepara sul cubo dei cambi con il numero 15 Ghizzani, richiamato in panchina Marusic, autore fino a questo momento di due punti realizzati anche da Ghizzani con il 2 su 2 della linea.
l'attacco chiamato da Giannini, fronteggiato da Camillo Bianchi, che lo spinge sulla mano debole. Lo scarico per Bailey, lascia spazio Marco Franceschini. Arriva l'aiuto dello stesso numero 12 sul palleggio di Mariotti, lo scarico per Bay. 5 secondi allo scadere, l'anticipo forte di Marco Franceschini. Ultimi 72 secondi di gioco nel secondo quarto. La bomba di Simone Bonfiglio, segnali di ripresa per Basket Golfo Piombino. 3 punti a bersaglio che costringono Coach Bassi a chiedere time out. 80 secondi allo scadere del secondo quarto. 40-26 per Computer Gross Empoli. Prima bomba a bersaglio per Simone Bonfiglio, che raggiunge quota 5. Era importante per Basket Golfo Piombino chiudere in ripresa questo secondo quarto. Mantiene lo svantaggio accumulato al termine del primo quarto, dopo il parziale di 26-12 del primo quarto con cui Computer Gross Empoli aveva aperto l'incontro. 14 pari in questa seconda frazione di gioco. Resta fermo a 2 punti realizzati Jovancic, 4 per Camillo Bianchi, 5 per Simone Bonfiglio, 4 per Malfatti, 2 per Pedroni, 7 per Franceschini, 2 per Romano per Basket Golfo. Dall'altra parte 2 per Ghizzani, dicevamo degli 11 punti di Filippo Giannini, autore di 1 su 2 nel conclusione da 2 punti, 3 su 4 oltre l'arco, porta in dote anche 2 rimbalzi difensivi, un assist, un fallo subito, 2 falli subiti, un fallo commesso per l'esperto numero 4 empolese. Dopo l'operazione di asciugatura del parquet, tutto è pronto per la ripresa del gioco con 80 secondi sul cronometro del palatenda. La rimessa dal fondo da effettuare a carico di Computer Gross Empoli. La zona di intervento è quella di fronte alla panchina gialloblu. Si prolunga la sosta. Tutto sembra pronto per la ripresa del gioco. Rimessa al fondo Empoli nelle mani di Mariotti, lo scarico per Scali, la ricezione di Ghizzani, fronteggiato dall'altro numero 15 Luca Malfatti. 17 secondi quando Empoli entra nei giochi offensivi, la ricezione di Giannini, lo scarico per Bay. Il palleggio numero 51, lo scarico ancora per Giannini. Usa la mano debole per la conclusione che non va a bersaglio, il rimbalzo di Luca Malfatti. Siamo entrati negli ultimi 60 secondi di gioco del secondo quarto. Importante possesso per Basket Golfo per ridurre ancora lo svantaggio fino a questo momento accumulato nei confronti di Computer Gross Empoli. Prova a farlo Camillo Bianchi, il tocco della difesa nello specifico di Alessandro Ghizzani. Rimangono 7 secondi ai gialloblu piombinesi per chiudere l'azione di attacco. Torna in panchina con il numero 11 Scali. Trova posto in quintetto nuovamente Filippo Mascagni, autore fino a questo momento di 10 punti con perfette percentuali dal campo. Il palleggio resta il tiro di Simone Bonfigli, è corto il tiro del numero 32. Giannini a prendere la fascia destra, l'arresto per servire Capitan Mariotti. Arriva il blocco di Bay. Lo scarico per lo stesso numero 51. Mascagni fronteggiato a Romano. Prende il tiro da 3 punti dal palleggio Mascagni. 3 punti ancora per lui. 4-3-2-6 più 17 per Empoli. 7 secondi allo scadere del secondo quarto. Prova a rispondere Simone Bonfiglio. Vero da 3 punti. Il tentativo in extremis di Riccardo Romano. Si chiude anche il secondo quarto, appannaggio di Empoli con il parziale di 17-14, per il totale di 43-26 con il quale gli uomini di Coach Giovanni Bassi chiudono in vantaggio il secondo quarto. Ripetiamo, 4-3-2-6 a favore di Empoli. Ci risentiamo qui dal palatenda di Ripiombino per la ripresa del gioco con la palla 2 iniziale del terzo quarto.
nuovamente collegati con il palatenda di Piombino, intervallo che sta per esaurirsi dopo il secondo quarto nel match valevole per la sesta giornata del giro di andata, campionato nazionale Serie B Girone A. Basket Golfo Piombino costretto al recupero nei confronti di Computer Grass Empoli, che ha chiuso i primi due quarti avanti di 17 punti sul 43-26 grazie a due parziali da 26-12 e 17-14. Due punti realizzati da Ghizzani, 11 da Giannini, 2 da Scali, 3 da Sessoldi, 2 da Marusic, 13 da Mascagni, 8 da Bei e 2 da Berni per gli uomini di coach Giovanni Bassi. Due punti di Marco Jovancic, uscito presto dal match dopo i tre falli commessi nei 4 minuti e 56 secondi di presenza sul parquet. 4 punti per Camillo Bianchi, 5 per Simone Bonfiglio, 4 per Luca Malfatti, 2 per Edoardo Pedroni, 7 per Marco Franceschini, 2 per Riccardo Romano. 7 su 12 nelle conclusioni oltre l'arco per Computer Grass Empoli, 9 su 16 nelle conclusioni da 2, 4 su 4 dalla linea del tiro libero, 16 rimbalzi totali catturati dagli uomini di Coaccio Bassi. Per Piombino 11 su 21 nelle conclusioni da 2, 1 su 10 nelle conclusioni oltre l'arco, unica bomba a bersaglio realizzata da Simone Bonfiglio, 1 su 3 dalla linea del tiro libero. La regola del possesso alternato premia Computer Grass Empoli, che avrà a disposizione il primo possesso del terzo quarto. Piombino chiamato all'impresa per confermare la leadership nella classifica del girone A, guadagnata dopo le 4 vittorie consecutive dopo la sconfitta iniziale in quel di San Miniato. La partenza in palleggio di Capitan Mariotti fronteggiato da Edoardo Pedroni, la ricezione di Bei fronteggiata da Luca Malfatti, lo scarico per il numero 18 Mascagni, palla nell'angolo per Ghizzani. Si apre il terzo quarto sulla falsa riga dei primi due. Due punti per il numero 15, 4-5-2-6. Più 19 per Empoli, che conferma la bontà delle proprie percentuali al tiro. Il lob di Malfatti che non trova la ricezione di Romano. Difficoltà nella gestione dell'attacco per gli uomini in giallo-blu. Dall'altra parte non ha fretta Empoli, può giocare con il cronometro. La virata di Mariotti, non è premiato dalla fortuna il capitano empolese. Lo scarico di Bonfiglio per Romano, la ricezione in uscita di Edoardo Pedroni, il blocco di Malfatti. Lontano dal canestro ancora il gioco giallo-blu, il palleggio resta il tiro di Simone Bonfiglio, bomba a bersaglio per il numero 32. 4-5-2-9, meno 16, basket Golfo Piombino. Potrebbe essere un segnale importante questo della bomba realizzata da Bonfiglio per possibile recupero giallo-blu. Prova a fornire il proprio contributo il tifo organizzato. Lo scarico di Bei sul lato debole, la difficoltà di Mascagni nel servire Mariotti. Il tiro aperto del numero 15 Ghizzani. Al rimbalzo fa la voce grossa Bei. Nuovo possesso per Empoli, il fallo di Pedroni a bloccare la partenza in palleggio di Capitan Mariotti. Primo fallo del quarto per gli uomini di coach Padovano, secondo per Edoardo Pedroni. Rimessa laterale nelle mani di Giannini. Dopo i blocchi esce a ricevere Bei, il consegnato ancora per Giannini. Cambio difensivo porta Luca Malfatti sulle tracce del numero 4. È una sentenza Mascagni da oltre l'arco, ancora bomba a bersaglio per il numero 18, 4 su 4 per lui, 16 punti realizzati, dominatore del match fino a questo momento. Lo scarico di Bonfiglio per Pedroni, il cambio difensivo, il palleggio resta il tiro del numero 3, l'errore per lui, la stoppata di subito da Riccardo Romano, i due errori consecutivi da sotto. Al terzo tentativo raccoglie il rimbalzo offensivo Luca Malfatti, appoggia al vetro i due punti del meno 17, 7 minuti e 30 secondi alla sirena del terzo quarto. Ghizzani a servire ancora Mascagni,
lo step back del numero 18, il primo errore dal campo per lui, il rimbalzo di Malfatti, spinge la transizione Bonfiglio, arresta il palleggio, trova lo scarico per Malfatti, il passaggio di ritorno ancora per il play giallo-blu, attira su di sé la difesa ospite, lo scarico per Malfatti, l'errore del numero 15, il veloce contropiede mandata a bersaglio ancora dal numero 18 Mascagni, ancora due punti per lui, più 19 sul 50-31. La penetrazione forte di Simone Bonfiglio, 50-33, meno 17, 6 minuti e 32 secondi allo scadere del terzo quarto. Giannini fronteggiato da Simone Bonfiglio, prova l'anticipo Camillo Bianchi, lo scarico di Ghizzani per l'appoggio mancino al vetro di Filippo Giannini, due punti ancora per il numero 4, time out richiesto da coach Padovano, 5-2-3-3 più 19 per computer Gross Empoli, che conferma il trend dei primi due quarti, altissime percentuali al tiro. Il tifo giallo-blu chiede a gran voce ai propri uomini di tirare fuori gli attributi per reagire a questa situazione di difficoltà. Non è un segnale positivo quello che si legge in questo momento. L'approccio nel terzo quarto non è stato tale da ridurre lo svantaggio, anzi Empoli è aumentato lo stesso dopo il più 17 con il quale aveva chiuso i primi due quarti. Un implacabile Mascagni e l'esperienza di Giannini hanno prodotto un ulteriore allungo, parziale 9-7 in apertura di terzo quarto per computer Gross Empoli, 18 punti per Mascagni, terrificanti dal campo, 3 su 3 da 2 punti, 4 su 5 nelle conclusioni pesanti. Giannini anche lui in doppia cifra con 13 punti realizzati, 2 su 4 da 2, 3 su 4 da 3. Accento la pressione difensiva coach Bassi per non regalare a Basket Golfo Piombino facili soluzioni in attacco. Il palleggio di Bonfiglio fronteggiato da Giannini lo spinge a sinistra, lo scarico per Edoardo Pedroni, l'extra pass per Malfatti, a spazio per il tiro da tre punti Camillo Bianchi, si ferma sul primo ferro la conclusione del numero 13, rimbalzo difensivo di Ghizzani, il palleggio di Mariotti, lo scarico di Ghizzani per Giannini. Prima che arrivi il blocco di Bay c'è il tocco di Simone Bonfiglio. 12 secondi rimangono ad Empoli per chiudere l'azione di attacco. Mascagni pronto ad effettuare la rimessa laterale. È tornato in campo Marco Jovancic. Lo scarico di Mascagni per Capitan Mariotti. Il blocco di Bay è sufficientemente duro per far cadere a terra Edoardo Pedroni. Beh, invita Edoardo Pedroni ad alzarsi, di non accentuare il contatto. Riportato a 14 il cronometro dei 24 in 4, in quanto il gioco era stato interrotto per consentire i soccorsi al difendente. Rimessa laterale di Mascagni, la ricezione e allontanamento di Capitan Mariotti fronteggiato da Pedroni, prende dal palleggio il tre punti che risulta corto, il rimbalzo di Malfatti, lo scarico per Bonfiglio, la partenza incrociata di Bonfiglio, il tocco di Ghizzani ad impedire la ricezione di Jovancic, applaudito dalla propria panchina il numero 15 empolese. 5-2-3-3 più 19 Empoli a 5 minuti e 28 secondi dalla sirena del terzo quarto, la ricezione di Bonfiglio, il blocco di Malfatti, lo scarico per lo stesso numero 15, a spazio per prendere la bomba Luca Malfatti, la manda a bersaglio per il meno 16 a 5 minuti e 16 secondi dallo scadere del terzo quarto, l'intercetto di Edoardo Pedroni, attacca forte il canestro empolese, c'è contatto ma non ritenuto falloso dalla coppia arbitrale, opportunità sprecata da Basket Golfo Piombino. Ancora una lettura difensiva di Edoardo Pedroni, si lancia in contropiede, lo scarico per Bonfiglio,
non si intende ancora con Edoardo Pedroni. Regali in serie da parte delle due formazioni, non ne approfittano i gialloblu per riportarsi sotto, prova a farlo Empoli per allungare nuovamente nel punteggio. La circolazione che attraverso Ghizzani trova la ricezione profonda di Bei, lo scarico per Ghizzani, piedi a posto per il numero 15, errore da tre punti, rimbalzo in compartecipazione tra Jovancic e Bonfiglio. Lo scarico di Bonfiglio ancora per Malfatti, ha spazio per prendere un'altra conclusione a tre punti il numero 15, corta sul primo ferro, la palla esce lateralmente, rimessa laterale per Computer Gross. C'è un time out in campo richiesto da Coach Bassi. Parziale del terzo quarto a favore di Piombino, che ha recuperato uno dei 17 punti di svantaggio che lo separavano da Computer Gross Empoli al termine dei primi due quarti di gioco. Due punti per Marco Jovancic, due per Riccardo Romano, nove per Luca Malfatti, sette per Marco Franceschini, dieci da Simone Bonfiglio che ha raggiunto la doppia cifra, quattro per Camillo Bianchi e due per Edoardo Pedroni a completare il 36 fatturato fino a questo momento da Basket Golfo Piombino. Per Empoli 4 punti di Ghizzani, 13 di Giannini, 2 di Scali, 3 di Sessoldi, 2 di Marusit, 18 di Mascagni, 8 di Bei, 2 di Berni. Continua a tirare con percentuali altissime Computer Gross Empoli, 12 su 20 da 2 punti, 8 su 17 da 3 punti, 4 su 4 pari al 100% alla linea del tiro libero, 13 su 26, 50% da 2 per Basket Golfo Piombino. 3 su 14 nelle conclusioni pesanti, 1 su 3 dalla linea del tiro libero. Leggero vantaggio di Empoli nel computo dei rimbalzi catturati, 20-19. 7 palle perse per Piombino, 6 per Computer Gross Empoli. 8 assist distribuiti dagli uomini in giallo-blu contro i 7 degli ospiti in rosso. Il gioco riprende a 4 minuti e 10 secondi dallo scadere del terzo quarto. Mascagni a servire Ghizzani, la palla circola nelle mani di Giannini che trova a centrare Bei. C'è il fallo della difesa gialloblu, imputato dell'infrazione Luca Malfatti, primo fallo per il numero 15 gialloblu e primo viaggio in lunetta per il numero 51 ospite, 50% dal campo per lui. Tre fischi del pubblico gialloblu. Realizza il primo tiro libero Bei, raggiunge quota 9. Due su due dalla linea per lui. Nuovo più 18 per Computer Gross Empoli. L'inversione di tendenza in questo terzo quarto non c'è stata. Empoli continua a guidare in assoluta tranquillità questo match. Il movimento a centrale di Luca Malfatti, fermato fallosamente dal numero 51 Bei, secondo fallo per lui. Primo, secondo fallo per lui nel match, arriva il cambio ordinato da Coach Bassi. Era il primo fallo per Bei, ci scusiamo per l'errore. Richiamato in panchina con il numero 4 Filippo Giannini. In quintetto al suo posto il numero 10 Gianni Terrosi, che si occupa della difesa su Edoardo Pedroni. Costretto a stoppare il palleggio il numero 3. Simone Bonfiglio a sfruttare il blocco di Luca Malfatti per il tiro da tre punti che non va a bersaglio. Il rimbalzo di Terrosi. La transizione in fascia sinistra che trova ricezione di Bei. Lo scarico per Terrosi. L'errore dal campo per lui. L'ultimo tocco è della difesa gialloblu. Camillo Bianchi invita Luca Malfatti comunque a prendere il pallone prima che esca nell'incertezza del tocco. Richiamato in panchina il numero 15. Torna ad occupare la posizione di centro nel quintetto giallo-blu Marco Franceschini. Ancora un cambio per Coach Padovano. Esce Edoardo Pedroni. Rientra nel match Riccardo Romano. Autore fino a questo momento di due soli punti. Uno su quattro totale dal campo per il numero 7 giallo-blu. La ricezione di Bei in allontanamento dopo il blocco che intendeva favorire Capitan Mariotti.
il piazzato del numero 51, il rimbalzo appena entrato di Riccardo Romano, il palleggio di Camillo Bianchi, la ricezione di Simone Bonfiglio, il blocco di Marco Franceschini, il gioco a due che non si concretizza, ora raccoglie l'assist di Bonfiglio Marco Franceschini, palla persa ancora per Basket Golfo che rimane sotto di 18. 180 secondi allo scadere del terzo quarto. Ghizzani ad offrire punto di appoggio per Terrosi. Ricezione di Bello, scarico ancora per Mariotti. L'extra pass letto da Simone Bonfiglio. Il recupero concretizzato da Jovancic. Crossover di Bonfiglio. Non c'è tocco sulla penetrazione del numero 32. Rimessa dal fondo per Empoli. Ancora scintille faccia a faccia fra Bello e Franceschini. Non è nato un rapporto di amicizia tra i due nel corso del match. Berni in campo al posto di Capitan Mariotti. La ricezione del numero 19, lo scarico per Terrosi. Ghizzani offrirà ancora punto di appoggio per lo scarico dei compagni. Terrosi a chiamare il gioco di attacco. Mascagna, resta il palleggio, ha spazio per il due punti che si ferma sul primo ferro. Lotta però al rimbalzo, si butta anche Marco Jovancic, recupera palla Marco Franceschini. Lo scarico per Camillo Bianchi. Jovancic a prendere la fascia sinistra dell'attacco giallo-blu. Lo scarico per Romano. La partenza in palleggio del numero 7, il fallo del numero 51 Bay. Andrà in lunetta Riccardo Romano per due tiri liberi sul 54-36. 2 minuti e 1 secondo allo scadere del terzo quarto. Anche in questo terzo quarto vantaggio di Empoli con il parziale di 11-10. Doppio cambio in vista con Sessoldi e Marusic pronti sul cubo dei cambi. Bei e Ghizzani ad accomodarsi in panchina tra gli applausi di compagni e staff tecnico. Primo viaggio in lunetta per Riccardo Romano, 1 su 2 dal campo per lui, 0 su 2 nelle conclusioni da oltre l'arco. 3 rimbalzi difensivi, 1 rimbalzo offensivo per il numero 7 giallo-blu. Primo libero a bersaglio per Riccardo Romano, meno 17 Basket Golfo. 2 su 2 per lui, meno 16. Rimessa nelle mani di Berni, la ricezione di Terrosi, allunga la difesa Basket Golfo, la supera con la ricezione di Mascagni, ancora Berni fronteggiato da Bonfiglio, Marusic a servire Terrosi, cambio difensivo, Sessoldi affrontato da Marco Franceschini, 5 secondi allo scadere dell'azione di attacco, costretto a prendere il tiro da lontanissimo Terrosi, lo manda a bersaglio il numero 10. Importantissima conclusione del numero 10 ospite, in un momento di difficoltà ha trovato la conclusione pesante del nuovo più 19, 5-7-3-8, 1 minuto e 20 secondi allo scadere del terzo quarto. Il contatto forte a centro area tra Sessoldi e Marco Franceschini, la bomba di Camillo Bianchi a riportare Piombino sul meno 16. La ricezione di Sessoldi, lo scarico per Terrosi, prova ad alzare l'intensità agonistica a Basket Golfo, la partenza di Sessoldi, lo scarico per Terrosi, nell'angolo Mascagni, il tiro da 3 punti fallito, rimbalzo difensivo di Franceschini, a spazi Jovancic, fallisce il tiro da 3 punti del possibile meno 13. Terrosi a servire Marusic, fascia sinistra per lui, lo scarico per Berni, palla che arriva ancora alle mani di Mascagni, ora Terrosi fronteggiato da Romano, il solito blocco di Sessoldi, il tiro da 3 punti di Terrosi, rimbalzo difensivo di Camillo Bianchi, all'opportunità dell'ultimo tiro del quarto Basket Golfo Piombino, 14 secondi allo scadere dell'azione di attacco, l'isolamento di Simone Bonfiglio,
il fallo ad interrompere la corsa del cronometro di Berni. Sfrutta l'opportunità visto che non ha raggiunto ancora i quattro falli di squadra Coace Bassi. Torna in panchina con il numero 18 Filippo Mascagni. Due falli per lui, lo protegge dal possibile terzo fallo nell'ultima azione difensiva del quarto il proprio coach. Lo scarico di Franceschini per Camillo Bianchi, ancora un fallo della difesa empolese. Si accusa del fallo Andrea Scali, il numero 11 ospite, raggiunge adesso la quota dei quattro falli di squadra a Empoli, non potrà più commettere fallo sulla ricezione. 4 secondi e 4 decimi allo scadere del terzo quarto. Marco Jovancic ad occuparsi della rimessa. La ricezione di Bonfiglio. Da lontanissimo il 3 punti del numero 32. Non raccolto dal canestro empolese. Terzo quarto che si chiude sul 57-41 per Empoli, che conserva un margine di tutta tranquillità sul più 16. Primo quarto appannaggio di Basket Golfo, 15-14 il parziale della terza frazione di gioco, dopo due quarti da 26-12 e 17-14 per gli ospiti in rosso. 10 minuti sono rimasti a Basket Golfo Piombino per tentare l'impresa di invertire la tendenza di un match fino a questo momento in assoluto controllo di Empoli. 3 punti realizzati da Sessoldi, 3 da Terrosi, 18 da un scatenato Mascagni, autore di 3 su 4 da 2 punti, 4 su 6 da 3 punti per il totale di 18 punti realizzati. 13 punti anche per Filippo Giannini, 4 per Ghizzani, 10 per Bei, 2 per Scali, 2 per Marusic e 2 per Berni. Per Piombino fermi a 2 punti Pedroni e Jovancic, 7 punti per Franceschini, 9 per Manfatti, 10 per Bonfiglio, 7 per Camillo Bianchi e 4 per Riccardo Romano. 13 su 26 nel tiro da 2 punti per Basket Golfo Piombino. 4 su 17 nelle conclusioni oltre l'arco. 3 su 5 nei viaggi lunetta per gli uomini di Coach Padovano. 22 rimbalzi totali catturati. 17 in difesa, 5 in attacco. 6 palle recuperate, 9 palle perse. 8 assist distribuiti. Per Empoli 12 su 22 nella conclusione da 2 punti, 9 su 21 oltre l'arco, 6 su 6 dalla linea del tiro libero, 19 rimbalzi difensivi, 5 offensivi, 3 palle recuperate, 8 palle perse, 8 assist distribuiti. Dalle cifre e dai numeri emerge la superiorità fino a questo momento di Computer Gross Empoli, soprattutto nelle percentuali al tiro. Gioca la carta del quintetto pesante Coach Padovano in apertura di quarto quarto. Contemporaneamente in campo Malfatti e Franceschini, insieme a loro Riccardo Romano, Marco Jovancic e Edoardo Pedroni in posizione di play. Primo attacco nelle mani di Edoardo Pedroni, lo scarico per Malfatti che restituisce la palla alla guardia numero 3. La ricezione di Romano fronteggiato da Sessoldi. La partenza in palleggio di Edoardo Pedroni, il palleggio resta il tiro del numero 3, solo rete per lui, primi due punti del quarto per Basket Golfo Piombino. Svantaggio ridotto a 14 sul 57-43. La ricezione di Sessoldi, il ribaltamento per tiro da tre punti fallito dal numero 10 Terrosi. Edoardo Pedroni ancora a gestire l'attacco per Piombino, la ricezione ancora di Marco Jovancic, la partenza in palleggio fronteggiato da Sessoldi. 10 secondi allo scadere dell'azione di attacco, chiama il blocco Edoardo Pedroni, lo scarico per Jovancic, 3 punti fallito ancora dal numero 11, rimbalzo di Scali, attacco gestito da Terrosi, l'uscita di Scali, lo scarico per Lorenzo Berni, Marusic in punta, ancora Scali, Sessoldi fronteggiato da Franceschini, la ricezione di Marusic, la difesa forte di Jovancic, la partenza di Scali, infrazione di 24 secondi, buona difesa di Basket Golfo Piombino,
un primo evidente segnale di reazione. Chiama Pedroni i propri compagni per effettuare la rimessa dal fondo. Prova a crederci il pubblico giallo-blu. Il palleggio di Edoardo Pedroni fronteggiato da Berni. Il blocco di Malfatti, l'uscita e il tiro da tre punti di Romano. Ancora un errore. Rimbalzo difensivo di Terrosi. Lo scarico in angolo per Sessoldi. Si va ancora da Terrosi fronteggiato da Jovanci. Si apre per ricevere Sessoldi dopo il blocco portato a Terrosi. L'errore da tre punti, rimbalzo difensivo di Romano che fa sentire la propria fisicità a Scali. Lo scarico di Pedroni per Malfatti. Parte in palleggio il numero 15, il tocco di Marusic. La recuperata di Sessoldi. Pronta sul cubo dei cambi di Bonfiglio. Vado ad accomodarsi accanto a lui anche Camillo Bianchi. Il gioco a due tra Terrosi e Sessoldi. Il fallo della difesa giallo-blu. Due tiri liberi a disposizione di Sessoldi alla ripresa del gioco. Escono Malfatti e Jovancic. Tornano in campo Bonfiglio e Bianchi. Sessoldi in lunetta per due tiri liberi a propria disposizione. Errore per il numero 7. 2 minuti e 20 secondi trascorsi senza che Empoli abbia trovato la via del canestro giallo-blu. La trova adesso Sessoldi con il secondo libero a propria disposizione. Raggiunge quota 4. Regala nuovamente 15 punti di vantaggio ad Empoli. L'attacco gestito da Bonfiglio, scarico per Franceschini. Palla nelle mani di Romano che trova ricezione di Pedroni. Lo scarico per Camillo Bianchi. Ha spazio per prendere la bomba mandata a bersaglio. 3 punti per Camillo Bianchi. 5-8-4-6, meno 12 Piombino. Parziale di 5-1 in apertura di terzo quarto. Raccoglie il palleggio Sessoldi, commette fallo in attacco nel tentativo di proteggersi. Primi segnali di cedimento di Empoli. È questo probabilmente il momento in cui Basket Golfo deve raccogliere tutte le energie a propria disposizione per tentare la rimonta. Sessoldi richiamato in panchina da coach Bassi. Torna in campo con il numero 51 ad occupare la posizione di centro, il numero 51 Beutore, fino a questo momento 10 punti. La rimessa di Camillo Bianchi, allunga la difesa ancora Empoli. La ricezione di Bonfiglio, pronto all'aiuto su di lui Marusic. Cambio di... Raccoglie il palleggio Bonfiglio, ricezione di Marco Franceschini, ancora il consegnato per Bonfiglio. Lo scarico per Camillo Bianchi, in allontanamento il tiro da due punti di Camillo Bianchi. L'errore per lui, rimbalzo di Scali. Terrosi a gestire l'attacco. È il momento di rigettare sul parquet Mascagni per coach Bassi. L'errore a tre punti di Berni, il rimbalzo difensivo di Riccardo Romano, si accentua l'intensità dei contatti a centro area. Doppio cambio in vista per il coach empolese. Riccardo Romano in palleggio fronteggiato da Scali, lo scarico per Pedroni. Dal palleggio prende il tiro da tre punti Edoardo Pedroni, l'errore per lui, il rimbalzo di Bei. 5-8-4-6, ancora sul meno 12, 5 minuti e 55 secondi allo scadere del match. Marusic a trovare il taglio di Bei, potenziale gioco da 3 punti, assist del numero 13, canestro da sotto per il numero 51. Il fallo di Camillo Bianchi, tiro libero supplementare a disposizione di Bei. Time out ancora per coach Padovano. Ritrova 14 punti di vantaggio computer grosso con l'ultima realizzazione di Bei dopo che Piombino aveva sprecato l'occasione per riportare lo svantaggio ad un'unica cifra sul meno 12. La
fallita conclusione da tre punti di Edoardo Pedroni. La successiva azione di attacco gestita da Marusic con l'assist per Bay, che raggiunge 4-12 grazie al 5 su 10 del tiro da due punti, 2 su 2 nelle conclusioni dalla linea del tiro libero, 4 rimbalzi totali per il numero 51, 3 offensivi e 1 in difesa, una palla persa, 2 assist, 3 falli fatti e 2 falli subiti nei 21 minuti e 2 secondi in campo per il numero 51. Pedroni, Romano, Bianchi, Bonfiglio e Franceschini, il quintetto proposto da coach Padovano nel tentativo di recuperare una partita che sembra aver preso decisamente la strada di Empoli. Prova a dar forza a questa convinzione per i propri colori Bay con il libero supplementare successivo al fallo di Camillo Bianchi sulla conclusione a bersaglio dello stesso numero 51. Tra i fischi del pubblico del Palatenda. Beh, non fallisce la trasformazione, azione da tre punti concretizzata, più 15 per Empoli, il palleggio di Simone Bonfiglio, non trova lo scarico a centro d'area per Marco Franceschini, la difesa forte di Mascagni, la ricezione di Marco Franceschini, il tiro in allontanamento del numero 12, l'errore per lui, rimbalzo di Terrosi, il gioco chiamato da Capitan Mariotti, lo scarico per Marusic, palla nell'angolo per Terrosi, la partenza in palleggio, il fallo di Marco Franceschini, sa già che verrà richiamato in panchina da coach Padovano, ha visto Luca Malfatti sul cubo dei cambi. Anche Edoardo Pedroni ad accomodarsi in panchina, al suo posto Marco Jovancic. Il linguaggio del corpo dei giocatori gialloblu non sembra promettere segni di reazione a 5 minuti e 23 secondi dallo scadere del quarto. Prova a invertire la tendenza con questo regalo computer gross. Palla direttamente in rimessa laterale dalla rimessa dal fondo per Empoli. Cambio possesso. Camillo Bianchi a servire Jovancic, la pressione su Bonfiglio per evitare una tranquilla costruzione del gioco da parte del play gialloblu, che si arresta, scarica per Malfatti, il consegnato di Bianco per Jovancic, il tocco di Marusic, palla nell'angolo per Malfatti, errore da tre punti per lui, rimbalzo del numero 10 Terrosi, lo scarico per Marusic che consegna lo stesso numero 10. Il gioco alto-basso che si concretizza tra Bay e Marusic. Arriva il fischio della coppia arbitrale a cogliere in azione fallosa Marco Jovancic. Quarto fallo per il numero 11 gialloblu. Opportunità a cronometro fermo anche per Marusic, che fino a questo momento non ha effettuato tiri dalla lunetta. Non fallisce la prima conclusione il numero 13 ospite, che raggiunge quota 3, riporta sul più 16 Empoli, 2 su 2 per il più 17, 4 minuti e 52 secondi alla sirena finale. Sembrano affievolirsi con il trascorrere del tempo le speranze di Basket Golfo di mantenere la testa della classifica. Il mismatch tra Bonfiglio e Bello, scarico per Malfatti, l'apertura ancora fuori per Bonfiglio che trova il canestro da tre punti del meno 14. Interrompe la corsa del cronometro romano toccando il pallone dopo la conclusione a bersaglio del proprio numero 32. Mascagni fronteggiato da Camillo Bianchi. 19 secondi allo scadere dell'azione di attacco. Pallone gestito dal capitano Mariotti. Il tocco di Simone Bonfiglio. Arriva il fischio della coppia arbitrale, fallo di Terrosi. Il pubblico protesta per un possibile fallo antisportivo in partenza della transizione gialloblu. Il gioco riprende con la rimessa laterale a favore di Basket Golfo nelle mani di Jovancic.
4 minuti e 13 secondi alla strena finale. Meno 14 basket golfo, la ricezione di Bonfiglio, il blocco di Luca Malfatti, lo scarico per Camillo Bianchi quasi letto da Marusic, la partenza di Camillo Bianchi, l'appoggio mancino di Camillo Bianchi, due punti per lui, potenziale gioco da tre punti, il fallo della difesa di Empoli, 6-3-5-1. Torna a prendere ossigeno il tifo giallo-blu. Fallisce la conclusione dalla linea del tiro libero a Camillo Bianchi. Non si concretizza il gioco da tre punti. Empoli rimane avanti di 12. Lo scarico per Mascagni. Terrosi fronteggiato da Bonfiglio. Beh, in punta. Serve il taglio di Capitan Mariotti. Palleggia resta il tiro del numero 5. Errore al tiro per lui. Rimbalzo di Malfatti. Fallo di Marusic su Malfatti, raggiunge il bonus anche Empoli a 3 minuti e 40 secondi dallo scadere del match. Giannini pronto sul cubo dei cambi, torna in panchina Terrosi, autore di 3 punti con una bomba da distanza siderale. La pressione di Mariotti ad impedire una facile ricezione di Bonfiglio. Body check del numero 32 che si allontana dal proprio marcatore e riceve. Il palleggio di Bonfiglio. Lo scarico per Malfatti. In angolo per Jovancic. La partenza in palleggio del numero 11. Conclusione mancina di Jovancic. 6-3-5-3. Ridotto a 10 lo svantaggio. Mariotti a tenere il contatto con Bonfiglio, il blocco di Bey, il tocco della difesa giallo-blu, il fallo attribuito a Simone Bonfiglio, ha raggiunto il bonus dei 4 falli di squadra, basket golfo Piombino, opportunità a cronometro fermo per Capitan Mariotti. Ci crede il pubblico giallo-blu. Interruzione del gioco, Marco Del Re a chiamare gli addetti, ad asciugare il parquet. Non escludiamo che a fronte della assoluta necessità di rendere praticabile il parquet ci sia la voglia di interrompere il ritmo, di togliere secondi di concentrazione a Capitan Mariotti prima dell'esecuzione dei due tiri liberi. Si usano tutte le armi per riportare in linea di galleggiamento basket golfo Piombino. Non trema la mano del capitano empolese che manda a bersaglio il primo punto del proprio match in un momento assolutamente decisivo. 2 su 2 del numero 5, vantaggio nuovamente sul più 12 per Empoli sul 6-5-5-3, 180 secondi alla fine del match, raccoglie il palleggio Bonfiglio, trova lo scarico per Malfatti, Romano fronteggiato dal numero 18 Mascagni, dal palleggio raccoglie il tiro del meno 10, due punti per Riccardo Romano che fronteggia adesso il palleggio mancino di Giannini, lo scarico per Mariotti, beh, il consegnato ancora per il capitano empolese, il piazzato di Bey, non tocca la struttura, può giocare ancora Empoli, il solido blocco di Bey, lo scarico per Marusic, tre punti per il numero 13 empolese, un sigillo importante che riporta Empoli sul più 13. Stiamo per entrare negli ultimi due minuti di gioco. Prova a rispondere immediatamente Simone Bonfiglio. Tre punti anche per lui. Nuovamente meno 10 basket golfo. Fallo di Simone Bonfiglio sulla partenza in palleggio di Daniele Mariotti. Ha trovato la prima bomba del proprio incontro Marusic in un momento assolutamente determinante.
ha risposto immediatamente Simone Bonfiglio, ma il vantaggio di Empoli rimane in doppia cifra sul 68-58, minuto e 59 della scadenza del match, con l'opportunità per Mariotti di incrementarlo ulteriormente con una nuova coppia di tiri liberi, 2 su 2 per lui nel precedente viaggio in lunetta. Continua la serie di realizzazioni dalla linea per Capitan Mariotti. Due su due con l'aiuto del primo ferro. L'attacco nelle mani di Simone Bonfiglio, più 12 Empoli sul 70-58. Veloce conclusione da tre punti di Bonfiglio che si ferma sul primo ferro. Giannini a scaricare per Mascagni. Non arriva il fallo della difesa gialloblu. Ha modo di girare tranquillamente il pallone in attacco Empoli. Lo scarico di Mascagni per Mariotti. Leggiamo quasi come un segnale di resa questo atteggiamento difensivo di Piombino, che però viene premiato dall'infrazione di 24 secondi di Empoli, che non trova il tiro nel tempo utile. 86 secondi alla sirena finale di questo match valevole per la sesta giornata del girone di andata della girone A della Serie B nazionale. Computer Gross Empoli. Sembra ormai aver portato verso i propri colori l'esito di questo match. Raggiungerebbe a quota 8 Basket Golfo Piombino, con l'opportunità, vista la partita da recuperare, di raggiungere quota 10. Per Basket Golfo Piombino, prossimo impegno in trasferta in quello di Borgosesia. Sta per interrompersi la serie di vittorie consecutive per gli uomini di coach Padovani. Bonfiglio a fallire il secondo tiro libero, rimane sul più 11 Empoli. Supera le limite a campo Capitan Mariotti. Arriva la pressione difensiva di Jovancic. Mascagni a scaricare ancora per il capitano empolese. Palla alle mani di Marusic. Il palleggio mancino di Giannini, che perde per un attimo la maniglia ma trova la ricezione di Bey. Un secondo allo scadere. La conclusione dell'acrobazia di Giannini. Il rimbalzo di Jovancic. Palla alle mani di Bonfiglio. Lo scarico per Bianchi. Tre punti sfortunato di Camillo Bianchi, il segno definitivo della giornata no dei gialloblu piombinesi. Arriva il fallo di Romano che manda in lunetta Mascagni, autore fino a questo momento di 18 punti, primo viaggio in lunetta per il numero 18 ospite. Cominciano ad abbandonare le tribune i tifosi gialloblu, che si aspettavano un approccio diverso dei propri beniamini dopo la splendida impresa di domenica scorsa al Palapoggetti di Cecina. Si conferma un girone equilibratissimo dove è assolutamente difficile raccogliere punti in ogni incontro. Mascagni manda a bersaglio il primo tiro libero, fallisce il secondo, il rimbalzo di Camillo Bianchi, lo scarico per Bonfiglio, 32 secondi al termine. Lo scarico di Bonfiglio ancora per Bianchi. Fallo fischiato alla difesa empolese. Fallo di Marusic. Quinto fallo per lui, si accomoda in panchina tra gli abbracci di Sessoldi e compagni. Chiama il time out coach Padovano. 25 secondi, 8 decimi. Alla conclusione del match, svanite ormai le possibilità di Basket Golfo di portare a casa questi due punti. Evidentemente coach Padovano sfrutta l'ultima occasione per preparare situazioni tattiche da mettere in campo nelle prossime occasioni. 7-1-5-9, 25 secondi, 8 decimi alla conclusione del match. Si stanno mano a mano svuotando le tribune del Palatenda. Piombino resta fermo ad 8 punti in classifica, frutto delle 4 vittorie consecutive con Domodossola, Firenze, Virtus Siena e Cecina.
raggiunge quota 8 anche Empoli. Gli applausi della parte di pubblico ospite ad omaggiare l'impresa dei propri beniamini che hanno condotto dall'inizio alla fine questo incontro con vantaggi sempre ragguardevoli. Non hanno mai dato la sensazione di essere in difficoltà, non hanno mai offerto a Piombino la vera opportunità di rientrare nel match. Camillo Bianchi a mettere il tiro libero del meno 11, 2 su 2 per lui e meno 10. Time out anche per Coace Bassi, 25 secondi e 8 decimi. Sono importanti anche le differenze canestre in un campionato così equilibrato. Secondo noi il Coace Empolese sta studiando la soluzione migliore per incrementare ulteriormente il vantaggio dei propri colori. Vediamo quale sarà l'atteggiamento difensivo di Basket e Golfo. Non fa mancare il proprio apporto il pubblico giallo-blu. Dimostra anche in questa sfavorevole occasione l'attaccamento ai propri colori. Come sempre alla fine del match sarà attributato l'applauso ai giocatori giallo-blu per l'impegno profuso. Rimessa laterale in zona d'attacco per Empoli. Esauriti i minuti di sospensione a disposizione di Coach Bassi. Rimessa laterale nelle mani di Terrosi. Scadono i 5 secondi a disposizione di Empoli. Cambio di possesso. Chiama il time out Coach Padovano. Anche lui vuole costruire un tiro prima dello scadere del tempo per ridurre quanto più possibile lo svantaggio. Esaurisce i time out anche il Coach giallo-blu. Ultimi secondi di gioco che si protraggono per le scelte dei due coach di preparare comunque due tiri prima dello scadere del tempo, proprio perché ripetiamo in un girone così equilibrato in cui un gruppone si sta delineando alla testa della classifica, anche le differenze canestri negli scontri diretti potrebbero in sede di raggiungimento di posizioni in griglia playoff avere la loro importanza. Se Computer Gross ha fallito l'occasione di aumentare il vantaggio, fermo adesso a quota 10 sul 71-61, prova a ridurre lo svantaggio Basket e Golfo con la rimessa laterale nelle mani di Camillo Bianchi. Non riprende ancora il gioco qui al Palatenda. Mette dentro tiratori da tre punti Coach Padovano. Lo scarico di Pedroni per Bonfiglio. La rimessa è per Empoli, continua il valzer delle occasioni sprecate da ambedue le squadre. 24 secondi e un decimo allo scadere. Palla nelle mani di Terrosi, la ricezione di Mascagni, la pressione di Jovancic, lo scarico per Mariotti. 17 secondi allo scadere. Mette le mani sul pallone Bonfiglio, palla a due che per la regola del possesso alternato premia ancora Empoli, che avrà a disposizione ancora 12 secondi e 4 decimi per chiudere l'azione di attacco. Si procede ancora alla sciacquatura del parquet. Minuti interminabili prima della conclusione di questo match.
non si era accorto uno dei direttori di gara della presenza di un ragazzino sul parquet deputato all'asciugatura dello stesso. Si riprende la rimessa di Empoli, la ricezione di Mascagni, arriva il raddoppio di Bonfigli, lo scarico per Giannini, 6 secondi allo scadere, il 3 punti a bersaglio di Terrosin, chiusura di match a sancire la meritatissima vittoria di Computer Gross Empoli sul campo del Basket Golfo Piombino per 74-61. 4 punti per Pedroni, 6 per Romano, 4 per Jovancic, 7 per Franceschini, 14 per Bianchi, 17 per Bonfiglio e 9 per Malfatti nelle file giallo-blu. Per gli ospiti empolesi, autori di una prestazione assolutamente meritoria che li ha portati a conquistare meritatamente questa vittoria in trasferta. 13 punti per Bay, 15 per Giannini, 2 per Berni, 7 per Marusic, 4 per Ghizzani, 4 per Sesoldi, 2 per Mariotti, 6 per Terrosi, 2 per Scali e 19 per Mascagni. Ribadendo il finale per, con cui Computer Gross Empoli spugna il palatenda di Piombino, 74-61 nei confronti di Basket Golfo Piombino. Riccardo Quiriconi vi ringrazia per l'attenzione e vi dà appuntamento ai prossimi impegni casalinghi del Basket Golfo Piombino. Buona serata a tutti.